Le dà più soddisfazione il calcio a 5 o il Pescara calcio a 11? Sicuramente il calcio a 5. Con il patron Danilo Iannascoli al termine di una partita davvero molto bella, che è stata, abbiamo detto per tutto il tempo della telecronaca, un vero spot per il futsal. Alla fine è venuto fuori questo pari, come lo leggiamo? Lo leggiamo intanto che stavamo per perdere la partita, siamo andati 3 volte sotto per errori nostri, e abbiamo preso 3 gol in contropiede, abbiamo provato a giocare, per fortuna siamo riusciti a portar via un punto, anche se abbiamo dimostrato comunque di essere più forti secondo me del Rieti. Però complimenti a loro perché giocano bene, Mario ha preparato molto bene la partita, ha snaturato un po' quello che è il suo credo, quello che è il suo gioco, ci ha aspettato e ci ha colpito quando ha potuto. Però insomma, noi con 2 infortunati importanti, perché comunque non riusciamo a recuperare Rescia, il nostro capitano Dodò Morgado, abbiamo PC che non è ancora in condizioni per giocare, ha risentito dopo un minuto della sua condizione fisica e infatti è entrato, è stato anche stoicamente. Però questa è una squadra comunque che ha dimostrato di poter stare in campo e di giocarsela contro di tutti, e perciò siamo, sotto questo aspetto siamo tranquilli. Quanta emozione ha avuto nel vedere Patriarca dall'altra parte? No, ma Mario è un fratello, perciò è chiaro che infatti noi abbiamo consegnato una targa, ma solo per riconoscere tutto quello che lui ha fatto e l'affetto che c'è nei suoi confronti. Però no, l'emozione, tra l'altro io non devo giocare, perciò per fortuna, però ho giocato sempre contro Mario, ho cercato sempre di batterlo e non ci sono riuscito mai nel calcio, però qui per fortuna è un altro discorso. Niente, ripeto, peccato per il risultato sicuramente, però la prestazione è sicuramente un'altra prestazione importante, non a livello delle partite della Winter, però comunque abbiamo giocato una partita intensa e siamo andati sotto, ripeto, 3 volte, e non è facile 3 volte recuperare sempre il risultato. Intanto il presidente del Rieti saluta e manda un abbraccio a Danilo. Come sarà insomma questo finale di stagione? Ma questo è un campionato combattutissimo, sì. Le partite dei play-off, secondo me, anche adesso della Coppa Italia, saranno veramente molto molto belle, perché c'è tanto equilibrio, ci sono pochi giocatori che fanno la differenza e ogni squadra ha 6 brasiliani, sono quei 6 che fanno la differenza. Bisogna arrivare fino alla fine con più giocatori possibili e cercare di avere la rosa al completo. Se riusciamo a recuperare gli infortunati ci possiamo divertire anche noi.